Sabato scorso muore un cittadino giarese trovato positivo a un primo test per coronavirus, test che gli era stato effettuato il venerdì quando si era recato con un'ambulanza del 118 presso il pronto soccorso del Cireale. Qui gli eseguono un primo test che pare non sia totalmente attendibile, però esse è risultato positivo. Nel pomeriggio il nostro concittadino ha, per espressa sua volontà, è voluto ritornare nel proprio domicilio tramite un mezzo privato, un'ambulanza privata, essendo non deambulante. Però non è stato attivato tutto quel protocollo di prevenzione, vale a dire da parte dei dirigenti sanitari dell'ospedale di Cireale non c'è stata comunicazione al responsabile sanitario del comune di Giare, vale a dire al sindaco, affinché attivasse tutti i doverosi protocolli per ciò che riguarda la prevenzione, essendo che non ero residente di una struttura singola. Questo è quello che noi, attraverso anche il senatore Anastasi, abbiamo voluto evidenziare affinché sia l'assessore Razza, per suo tramite, e il direttore Lanza possano aprire una indagine interna e fare luce sull'accaduto, perché se è la tanto declamata prevenzione che viene invocata da tutte le parti affinché si possa debellare questo virus, questo maledetto virus, assistiamo a operatori sanitari che non sappiamo essere stata una dimenticanza o chi che sia. Però è chiaro che c'è l'alto rischio si sia messa a repentaglio parecchia gente che magari nell'arco delle 24 ore, vale a dire dal venerdì pomeriggio, quando il cittadino è rientrato nella propria abitazione, fino al sabato pomeriggio, quando purtroppo è deceduto, magari per altre patologie, possono essere entrati a contatto con questa persona. Successivamente sappiamo dalla direzione sanitaria che è risultato un successivo test negativo, però così come può essere stato un falso positivo il primo test, nulla ci impedisce di pensare che anche il secondo test possa essere un falso negativo e quindi invochiamo anche lo stesso sindaco, massima autorità comunale di Giare, a fare luce sull'accaduto anche attraverso la procura, affinché si possano svolgere esami autoptici o ematici al cadavere e quindi stabilire con l'assoluta certezza la positività o negatività del caso e quindi fugare ogni possibile dubbio in maniera tale che se c'è da prendere provvedimenti anche legali è giusto che si prendano, così come è giusto attivare tutti quei protocolli di prevenzione per i quali noi come Comitato ci siamo attivati nelle settimane scorse attraverso un esposto presso la Procura della Repubblica di Catania. È inaudito vedere come all'ospedale di Cireale si continuano a verificare questi disservizi e queste inosservanze basilari e in tutto questo contesto il silenzio assordante della politica, di quella politica specialmente acese che ha definito l'ospedale di Cireale un'eccellenza, stride con i fatti di cronaca e con quello che quotidianamente avviene. E denunciamo da 5 anni a questa parte. E senza alcuna remora mi riferisco all'onorevole Foti, come all'onorevole D'Agostino, come altri deputati del Cireale, vedi Catanoso, vedi Nicota, che nel tempo hanno appunto definito l'eccellenza di l'ospedale del Cireale un'eccellenza, ma di fatto questi episodi così gravi, in particolari momenti come questo, dimostrano che esso non è. Confidiamo appunto nel buon senso e nella responsabilità di tutti e che si faccia piena luce su tutto quello che è accaduto venerdì scorso all'ospedale di Cireale.